Del Parma e della Juventus, di nazionalità francese ed attuale ambasciatore UNICEF nel mondo. Bentornato in Italia, siamo lieti che tu ci abbia concesso questa intervista, che vorremmo iniziare domandandoti se oltre al calcio hai mai avuto anche altri interessi sportivi, almeno quando eri bambino. Fin da piccolo mi sono sempre piaciuti gli sport di squadra, anche se la mia vera passione è sempre stata il calcio. Dall'età di 9 anni ho sempre solo giocato a calcio. Ed è sempre stato il tuo sogno fare il calciatore? Quando ero piccolo non era il mio sogno giocare a calcio, ma era l'unico sport praticabile e quindi ho preso questa decisione. E quali sono state le tue emozioni quando hai realizzato il tuo sogno? Sicuramente non mi sarei mai aspettato di poter arrivare al professionismo, ma quando ho raggiunto i miei obiettivi, senza accorgermene, ho provato un'emozione indescrivibile. Chi era il tuo idolo da piccolo? Il mio idolo quando ero piccolo era Pelé. Sei diventato nero a 9 anni, quando sei andato a vivere a Parigi. Com'è cambiata la tua vita? Sì, sono diventato nero a 9 anni quando sono arrivato a Parigi, in Francia, ed ho incontrato i bianchi. Si diventa nero con gli sguardi degli altri. Qual è la strada che hai dovuto percorrere per arrivare fin qui? Sono nato nell'isola di Guadalupe. Mi sono poi trasferito in Francia a 9 anni, un anno dopo mia madre. Tutto è iniziato da lì. Sono felice, studio, gioco a calcio per strada con gli altri bambini e poco importa se sono bianchi o neri. Se sono nati in Francia o sono figli di immigrati. Si giocava con i bambini portoghesi, pakistani, algerini, zairesi, c'era di tutto. Le origini non importavano. Dopo poco tempo a scuola ho iniziato a chiamarmi Noira Wande, la mucca nera di un cartone animato, e da lì ho scoperto di essere nero. Quindi il concetto di razzismo secondo te è iniziato da quel momento? Sì, il razzismo per me inizia proprio così, quando qualcuno ti dice tu sei nero. È l'avanguardia di un gruppo di persone che pensano di essere superiori alle altre. Passiamo un po' al mondo del calcio. Come hai vissuto la tua carriera calcistica? Quando mi sono trasferito in Francia, la mia passione per il calcio è diventata sempre più grande. Pian piano poi sono anche diventato uno dei migliori difensori delle squadre di calcio europee. A 19 anni ho militato presso la squadra del Principato di Monaco, come giocatore. Nel 1996 sono passato al Parma. Poi nel 2001 sono passato alla Juventus, per 5 anni. Nel 2006 sono passato al Barcellona. Nel 2008 metto fine alla mia carriera calcistica per un difetto al cuore, che poi è peggiorato nel tempo. Qual è stato il momento più bello che hai vissuto grazie al calcio e qual è il più brutto? Il momento più bello che ho vissuto nella mia carriera calcistica è stata la vittoria del Mondiale nel 1998, quando la mia nazione ha battuto il Brasile. Il mio apporto è stato decisivo per vincere la partita e sono stato proclamato il terzo miglior giocatore del Mondiale. Il momento più brutto, ovviamente, è quando ho ricevuto insulti razzisti. Mi hanno urlato contro sporco negro ed altri insulti. All'inizio cercavo di non perdere il controllo e continuavo a giocare perché ero consapevole che venivo insultato solo per farmi distrarre e perdere la concentrazione. Finita la partita, poi mi sfogavo negli spogliatoi, parlandone con i miei compagni di squadra, e specialmente con Cannavaro, anche lui spesso oggetto di offese di tipo razziale. Come ti trattavano e come si comportavano con te e i tuoi compagni di squadra? Se qualcuno ti insultava, loro ti aiutavano o rimanevano indifferenti? I miei compagni di squadra mi hanno sempre fatto sentire normale, ma è diverso per nessun motivo da loro, e sapevano consolarmi ed aiutarmi nei momenti difficili. Sei diventato anche uno scrittore. Come mai è nata questa passione? Bella domanda.
Sì, ho scritto un libro intitolato Per l'uguaglianza, dove mi interrogo sul perché gli uomini insistano a pensare che alcune culture siano superiori alle altre. È anche un libro autobiografico, in cui racconto la vicenda personale, la mia vita, la mia nascita, i miei cinque fratelli, di padri diversi, e la figura di mia madre. Qui mi accorgo della differenza tra il mio modello di famiglia e quella dei miei compagni. Nella mia famiglia la figura più importante era quella di mia madre. Cos'è per te il razzismo? È ignoranza, ma lentamente il fenomeno sta cambiando progressivamente. Anno per anno sta scomparendo, e a mio parere siamo tutti quanti artefici di questo enorme e bellissimo cambiamento. Se ne avessi la possibilità, ti vendicheresti con tutte le persone che ti hanno insultato? No, perché la vendetta non è saggezza e non rispecchia i principi fondamentali che mi sono stati insegnati. Cosa pensi del razzismo nel mondo del calcio e nella vita reale? Secondo lei, c'è qualche differenza? La differenza del colore della pelle, delle abitudini, della religione, della lingua, diventa diversità. Non si nasce razzisti, lo si diventa. Non c'è una differenza tra razzismo nella vita quotidiana e quella nel mondo del calcio. Crescendo ho capito da solo con le esperienze avute che, purtroppo, la società in cui viviamo usa delle parole che ti possono far star male e ferire. Hai sempre affermato che il razzismo è una violenza, ma nella vita quotidiana è difficile combatterlo. Credo che la prima cosa da fare sia di provare a far capire alle persone che dentro di noi abbiamo le potenzialità di essere razzisti. Le persone che subiscono il razzismo hanno delle difese per non cadere dentro la trappola della sofferenza, dello sguardo indiscreto, delle parole taglienti di qualcuno. Spesso, quando si vive dentro una società che ti manda dei messaggi negativi, tu li prendi e li fai tuoi. Ed è molto pericoloso. Qualche volta si dimentica questa parte del razzismo. Spesso non si parla delle vittime del razzismo, si racconta agli altri dicendo: guardate, non bisogna essere razzisti perché è sbagliato. Si deve fare qualcosa con i giovani che crescono, perché alla loro età non hanno ancora subito dei condizionamenti, non hanno problemi circa il colore della pelle o la nazionalità, e ti accettano così come sei. Sostenendo questa abitudine si educano tanti altri ragazzi, allontanandoli da coloro che hanno idee sbagliate. So che non è stato facile per te ingranare in una squadra come la Juventus. Quali problemi hai avuto e come sei riuscito a superarli? La squadra mi ha accolto molto bene all'inizio, mi pesava stare insieme agli altri, ma soprattutto mi è pesato il modo in cui mi consideravano i tifosi juventini. Con la maturità ho imparato anche ad accettare gli insulti. Ti trovavi meglio a giocare come difensore centrale o terzino? Ovviamente da terzino. Pensi di aver raggiunto il tuo obiettivo? Ma sì, dai. Ti senti cambiato oggi dalla tua notorietà? No, perché soldi e fama non fanno di certo la differenza nella vita. Attualmente, dopo che la tua carriera calcistica è terminata, cosa fai? A 36 anni la mia carriera è finita. Io non sono solo un calciatore professionista perché ho contribuito a promuovere l'integrazione. Sul piano sociale sono contro ogni forma di discriminazione e di razzismo. Ho costituito una fondazione che porta il mio nome. Svolge numerose attività, specialmente in ambito educativo e giovanile, insieme ad altri intellettuali e studiosi. Vuoi dire, in chiusura di questa piccola intervista, un bel pensiero? Non è il colore della pelle che ti fa essere quello che sei, è la tua educazione, la tua condizione sociale, la tua personalità. Siamo tutti uguali, ma farlo capire è difficile. Signor Turam ci ha davvero lasciato a bocca aperta e ci ha emozionato tanto. La ringraziamo di essere venuto e di averci risposto in maniera adeguata, come fa sempre lei. Per me è stato un piacere poter condividere la mia vita con voi e con questo magnifico pubblico. Ringrazio per l'invito e per avermi fatto venire qui in questo pomeriggio. Ciao a tutti, mi raccomando, non razzismo.